Se capitasse una piccola controversia in uno Stato membro dell'Unione Europea, in questo momento che cosa bisogna fare? Normalmente le persone sono abituate a rivolgersi all'avvocato e fare una causa, con però i relativi costi, nel senso che gli atti devono essere tradotti nella lingua dello Stato membro, notificati e quindi non solo c'è una dilatazione dei tempi, ma dei costi anche processuali e legali. Esiste uno strumento più semplice? Un regolamento del 2007, poi ratificato anche nel 2015, permette alle persone, senza la necessità di un avvocato, di poter rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per le controversie tra gli stati membri, fino a un valore ad oggi di 5.000 euro ed è un importo molto alto se pensate che normalmente ci vorrebbe l'assistenza di un avvocato. Fare un esempio di qualche causa che potrebbe capitare. Sì, facciamo un esempio di una persona che ha prenotato un viaggio e poi per motivi di salute non è potuto partire e quindi chiede il rimborso del biglietto alla compagnia aerea che ha sede in uno stato estero. Ecco che se lo sente negare il rimborso. Come può fare? Può presentare la sua richiesta di risarcimento danno davanti al suo giudice, normalmente è un giudice di pace competente, che provvederà direttamente a inoltrare la domanda allo Stato membro e alla società. La società avrà dei tempi brevissimi per prendere posizione, fare una proposta o fare le sue controdeduzioni. Modulo dove si trova? Sono i moduli, sono sempre reperibili online e anche presso i tribunali sono reperibili. Nel caso in cui non si addivenga a un accordo, il giudice emette una sentenza molto velocemente. È un procedimento che addirittura non ha necessità dell'avvocato e in cui non è necessaria spesso e volentieri un'udienza. Quindi si parla di una pratica poco conosciuta, ma che probabilmente è molto utile alle persone. Stai dicendo che basta scaricare questo modulo, compilarlo in tutte le sue parti, inviarlo, quindi senza le solite spese e addirittura anche in tempi molto veloci, così. Tempi molto veloci senza costi di traduzioni. Una precisazione vale però per le materie, perché non tutte le controversie possono essere risolte in questo sistema. Sono ad esempio escluse le materie fiscali, la materia del lavoro, lo stato e la capacità delle persone, perché questo regolamento si può applicare solo alle controversie civili e commerciali tra due soggetti di due stati membri.